La Calabria solidale con i terremoti laziali. Gli aiuti partono anche dalla nostra regione. L'Oplide, scoperte 8 piantagioni di marijuana con il telerilevamento aereo. Sequestrate oltre 2500 piante. Premio Grotteria assegnato ad Anna Falchi e Vincenzo Bruzzese delle Officine Meccaniche Calabresi. Maltempo, il ciclone italo-balcanico colpisce la costa ionica calabrese. Oggi al via il Caolonia Tarantella Festival, si parte con Bennato. Benvenuti al giornale Telemia. Cominciamo col terremoto nel Lazio, la solidarietà della Calabria e non solo, anche i primi soccorsi che partono da questa regione. Notte di terrore nel cuore dell'Italia, dove un forte terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la vasta area fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, provocando morti e feriti. La prima scossa violentissima alle 3.36 del mattino ha buttato giù dal letto migliaia di persone, sentita molto forte da Rimini fino a Napoli. Moltissime le chiamate alla Protezione Civile e Vigili del Fuoco da tutto il centro Italia. Moltissimi messaggi di solidarietà e vicinanza da tutta Italia e anche dalla Calabria. È un giorno triste per tutti noi, vicinanza alle popolazioni colpite da questa tragedia immane. È arrivato così un messaggio su Twitter anche da parte del deputato componente della Commissione Antimafia e segretario PD Calabria Ernesto Magorno. Anche il presidente della regione Mario Oliverio è vicino alle popolazioni. Appena presa la notizia del sisma che ha colpito nel corso della notte una vasta area dell'Italia centrale, si è subito messo in contatto con il ministro delle Infrastrutture Graziano Derrio, con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e con il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, manifestando piena disponibilità ad intervenire con uomini e mezzi della Protezione Civile regionale, le cui strutture sono state allertate per contribuire ad affrontare l'emergenza nelle zone colpite da sisma con apposita colonna mobile. Il presidente Oliverio ha espresso inoltre cordoglio profondo per le vittime del sisma e solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. La Protezione Civile della Regione Calabria, su richiesta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si è attivata ed è inviato nelle zone colpite da sisma delle unità cinofile, cani molecolari e 3 mezzi speciali USAR specializzati per la ricerca e il recupero di persone sotto le macerie. Lo ha detto all'ANSA il responsabile della Protezione Civile calabrese Carlo Tanzi. Siamo pronti ad intervenire sia con il nostro personale, sia con i volontari delle associazioni presenti sul nostro territorio per l'allestimento di strutture e cucine da campo e per quanto possa essere utile per le difficoltà delle popolazioni colpite. Maltempo ieri e oggi particolarmente nella Calabria, un ciclone italo-balcanico che sta colpendo la costa ionica. Doveva essere la settimana della grande ondata di calore, del ritorno dell'anticiclone e della rivincita dell'estate. Così l'avevano chiamata in molti, invece sta succedendo esattamente il contrario. Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, il maltempo è arrivato al sud a causa di questo ciclone italo-balcanico che sta spingendo una goccia fredda. I forti temporali del pomeriggio di ieri hanno colto tutti impreparati, anche perché ci si è visti di fronte a delle vere e proprie bombe d'acqua. Strade allagate, traffico in tilt a Roccella Ionica, dove per circa mezz'ora lungo la statale 106 si sono verificati degli incolonnamenti a causa della forte caduta di pioggia. L'ingrossamento dei torrenti poi ha praticamente allagato il sottopassaggio sul lungomare cittadino nelle vicinanze del Lido La Calura. Causa probabile questa della fuga di gas che da stamane sta tenendo impegnati i vigili del fuoco, i vigili urbani e i carabinieri proprio in quella zona. Il Dipartimento della Protezione Civile ha messo un avviso di condizioni meteo avverse anche per la giornata di oggi e domani. I fenomeni infatti potrebbero determinare criticità idrogeologiche ed idrauliche. Panico in pieno centro questa mattina a Roccella Ionica per una fuga di gas. Una fuga da una condotta del gas metano segnalata questa mattina ha costretto i vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine a bloccare il transito a ambo i lati sulla strada statale 106 a Roccella Ionica. Il fatto è avvenuto in pieno centro abitato, all'altezza dell'incrocio del corso principale con via Trastevere, esattamente nella strada che scende verso il lungomare cittadino. La deviazione è stata necessaria per precauzione, poiché per le autovetture sarebbe stato rischioso attraversare il tratto interessato. Sul posto anche i tecnici dell'Italgas che stanno provvedendo ad interrompere l'erogazione e individuare il punto esatto dove la condotta si è parzialmente interrotta.
Molto probabile che il danno sia avvenuto ieri durante un nubifragio che ha fatto allagare il ponte adiacente alla strada. Al momento in cui stiamo effettuando il servizio, ancora la circolazione risulta interrotta. Le auto vengono deviate verso la zona alta della cittadina oppure direttamente dalla variante alla nuova 106. Torniamo al tragico incidente di domenica con tre giovani morti a Santa Caterina dello Ionio, omicidio colposo e lesioni. Indagato l'autista della Panda. Il tragico incidente avvenuto domenica scorsa a Santa Caterina dello Ionio ha segnato per sempre le famiglie delle giovani vittime. Le sorelle Vittoria e Lorena Lolipato, rispettivamente di anni 23 e 24, e Pasquale Papaleo, di anni 25. Al fine di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Soverato, guidata dal capitano Saverio Sica, anche se la situazione sembrerebbe essere chiara. I cinque ragazzi, a bordo di una Panda, vanno a colpire il guardrail sulla loro destra. Conseguente è stato il rimbalzo dell'auto sulla parte opposta della carreggiata, dove si sono trovati un muretto basso di cemento che ha fatto da rampa, sollevando l'autovettura e sbalzando fuori i ragazzi. Sta di fatto che l'autista della Panda, anch'esso ferito, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni. I carabinieri stanno eseguendo i prelievi ematici sull'autista. Oggi sarà eseguita anche l'autopsia dei ragazzi, per poi riconsegnare le salme alle rispettive famiglie abbadolato e allestire la camera ardente. Proclamato il lutto cittadino, domani si terranno i funerali delle ennesime vittime della strada statale più pericolosa d'Italia, quale la 106. In serata, precisamente alle ore 19, a Sellia Marina è stata organizzata una fiaccolata proprio in ricordo di tutte le vittime della 106. L'Ocride scoperte 8 piantagioni di marijuana con il telerilevamento aereo, sequestrate oltre 2.500 piante. 8 piantagioni di marijuana sono state scoperte nella Locride, nella provincia di Vibo Valentia, dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato 2.655 piante della qualità indica e della più potente skunk, per un valore di mercato di oltre 5 milioni di euro. I finanzieri del reparto operativo aeronavale calabrese e del comando operativo aeronavale di Pratica di Mare hanno passato al setaccio un'area preventivamente selezionata, avvalendosi dei sistemi di telerilevamento aereo e dei sofisticati sensori installati su un aereo Piaggio P-166 del Corpo. Si tratta degli stessi sistemi già impiegati con successo in Albania nel contesto del programma di cooperazione internazionale di contrasto alla produzione e al traffico illecito di droga. Le 8 piantagioni erano quasi tutte nascoste all'interno di aree demaniali, in zone particolarmente impervie e caratterizzate da alta vegetazione e rovi che ne occultavano la vista anche dall'alto. L'operazione, denominata La Svolta proprio perché supportata da nuove tecnologie di geointelligence, è il frutto di un'attenta pianificazione condivisa tra i reparti aeronavali e quelli del Comando regionale Calabria, che ha comportato la misurazione ed elaborazione della radiazione elettromagnetica riflessa dalle aree indagate. Disagi nella piana di Gioia Tauro, 118 in panne, manca il carburante per le autoambulanze. Continuano ad arrivare segnalazioni di gravissimi disservizi dal sistema sanitario. Dopo la bombola d'ossigeno arrugginita, la barella a brandelli e gli scarafaggi al pronto soccorso del Giovanni XXIII a Gioia Tauro, pensavamo di averle sentite tutte, e invece quanto denunciato ieri dal segretario regionale del sindacato Sulpi, Giuseppe Gentile, le batte di gran lunga. Stavolta sulla graticola sale anche il SUEM 118 dell'ASP provinciale, in evidente e preoccupante difficoltà ogni qualvolta l'afflusso ai pronto soccorso del territorio supera i minimi standard. Oltretutto, l'episodio verificatosi nei giorni scorsi a Gioia Tauro, secondo la ricostruzione fornita, lascia basiti, perché racconta di un paziente infartuato che avrebbe potuto rimetterci la pelle per un'ambulanza senza benzina. Avete sentito bene, è proprio così. La notte tra lunedì e martedì il cittadino di 52 anni, racconta Gentile in una lunga nota, intorno all'una avverte un dolore atipico al petto. Non riuscendo a definirlo, verso le 5 del mattino decide di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro, dove il sanitario di turno interviene prontamente ed effettua un elettrocardiogramma che risulta negativo. Alle 5:25 circa il medico dispone un prelievo per enzimi cardiaci e dopo circa 15 minuti ripete l'ECG, ma questa volta risulta un evento ischemico. Alle 6:05 giunge la diagnosi di infarto del miocardio acuto in sede inferiore.
Si dà quindi inizio alla terapia d'urgenza e si decide di trasferire il paziente presso l'emodinamica più vicina per trattamento di rivascolarizzazione. L'emodinamica di Reggio Calabria risponde in modo interlocutorio di mandare il paziente al pronto soccorso, dove verrà rivisto e rivalutato da un altro medico. La brutta disavventura del malcapitato si trasforma però in un orribile incubo quando viene chiesto alla postazione del SUEM 118, che stazionava presso il nosocomio gioiese, di provvedere immediatamente al trasferimento del paziente. La risposta, prosegue il segretario del SULPI, è stata: l'ambulanza di Gioia Tauro non può partire perché, a dire del personale, la scheda carburante è inservibile. Vana la proposta dei familiari del paziente di pagare il carburante. Procedendo alla ricerca di altra ambulanza, si accertava che quella della postazione di Taurianova non era utilizzabile per gravi problemi ai freni, e quella di Polistena giungeva al pronto soccorso di Gioia Tauro intorno alle 7:30, ovvero un'ora e 15 minuti dal momento della possibile partenza. Medici e infermieri, autisti di ben due postazioni ferme per problemi tecnici e una sola ambulanza disponibile dopo un tempo di attesa troppo lungo per un ammalato critico. Per fortuna il paziente, ricoverato a Catanzaro nel reparto di unità coronarica e non al pronto soccorso di Reggio Calabria, è stato rivascolarizzato in urgenza. Il SULPI chiude la denuncia con la richiesta di un segnale forte di cambiamento alla gestione commissariale. È tempo di rivedere tutto il sistema sanitario provinciale, dice ancora Gentile, e assegnare responsabilità e far pagare coloro che si pagano da responsabili e lasciano gravissimi vuoti gestionali tali da mettere in pericolo la vita delle persone ammalate. Metà giornale, ci fermiamo, la pubblicità tra poco. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon & Blaine, Siviglia. Heritage, Calvin Klein, Mastai Ferretti, Visigual, Lucky Lou. Fix Design, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion. Condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. 5.990 buoni motivi per venirci a trovare. Il resto è solo pubblicità. Ritorto Mobili presenta Full Casa, la promozione ideata e progettata per te. Arreda la tua casa ad un prezzo eccezionale, solo 5.990 euro. Cucina completa di elettrodomestici, tavole, sedie, parete attrezzata e camera da letto di alta qualità e dal design moderno e funzionale. Ritorto Mobili ti consente di personalizzare ogni dettaglio con finiture e colori a tua scelta, adattando la promozione Full Casa ai tuoi gusti e ai tuoi spazi. Ritorto Mobili sceglie da sempre il meglio per te. E allora cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, a Gioiosa Ionica. Ristorante, pizzeria, braceria, residence Regina. L'eleganza e la suggestione di un fresco giardino sul mare, dove passare le calde sere d'estate, con la cucina nazionale ed internazionale, preparata da chef altamente qualificati. Il pesce appena pescato, cotto alla brace, ampia sala elegante, climatizzata per tutte le cerimonie. E poi massimo comfort con le camere annesse al locale. E rimarremo aperti tutto l'anno. Regina Residence, lungomare lato nord, Marina di Gioiosa Ionica. Da noi serate regali. Bios di Pino Melissari, importa e vende maiali per allevamento, razza Petrain per large white, peso elevato, insieme ad una grande resa di carne. Oltre il 70% alla macellazione contraddistinguono i nostri suini. Bios è a Reggio Calabria, in Via De Monti, Villa San Giuseppe.
consegniamo a casa tua. Cantine Napoli Sbivongi, una tradizione che proviene dall'antica Caudon. La costante applicazione. Nasce il vino e Napoli Sbivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Sbivongi racconta una terra. Garantisce Napoli Sbivongi. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La sposa chic, da oltre 20 anni, dedica la sua competenza e cura alla ricerca dell'abito perfetto, capace di soddisfare le richieste delle spose e rendere quel giorno indimenticabile. Presente una vasta scelta di modelli delle migliori griff, dallo stile più romantico a quello più moderno, dall'abito da sposa all'abito da cerimonia, sempre al passo con le novità e le tendenze, per essere semplicemente impeccabili. Per lo sposo, abiti e accessori Carlo Pignatelli Cerimonia, per essere pronti a dire sì con classe ed eleganza. Lo staff, lieto di accogliervi, vi attende con tante idee e proposte di qualità. La sposa chic, Viale delle Rimembranze 66, Gioiosa Ionica, Reggio Calabria. Andiamo a Siderno, in Consiglio Comunale il primo cittadino torna a protestare la sua estraneità all'inchiesta Mamma Santissima, se mi avvisano, dice, mi dimetto. In occasione del Consiglio Comunale tenutosi a Siderno, dopo una breve introduzione del presidente Paolo Fragomeni e gli interventi di Rita Commisso e Giuseppe Pedisano a sostegno del primo cittadino, il sindaco Pietro Fuda ribadisce la propria estraneità in merito all'inchiesta Mamma Santissima, che lo ha visto coinvolto. Anche se non sono mai entrato in quelle vicende, dice, e in 14 anni non ho mai ricevuto alcun atto, né mai sono stato chiamato in causa, sono qui per difendere la nostra città. Dovesse arrivare qualche avviso, immediatamente verrò qui a prendere decisioni di conseguenza. Dispiaciuto per il ridimensionamento della maggioranza, il sindaco fa notare come questo va a incidere sull'operato amministrativo, ostacolando il raggiungimento dell'obiettivo comune, quale far uscire Siderno dal dissesto. I consigli comunali della cittadina sidernese, insomma, si fanno sempre più caldi. L'abbandono dei 4 consiglieri di maggioranza, i toni accesi all'interno del Movimento Siderno Libero, dove il consigliere Antonio Sgarlato ha abbandonato il gruppo, dove il consigliere Antonio Sgambelluri ha abbandonato il movimento. Non ha però fatto intendere di voler abbandonare la maggioranza. Altro intervento sotto i riflettori e sotto gli occhi di un pubblico numeroso e attento, quello del vice sindaco Anna Romeo, bersagliata dall'opposizione per il suo presunto conflitto di interesse in merito alle difese prese di persone coinvolte nell'operazione Acero Gruppo. Questa sera parte il Caolonia Tarantella Festival. Sono 4 serate. Oggi, 24 agosto, inizia ufficialmente il Caolonia Tarantella Festival, evento di punta dell'estate calabrese che nel 2016 festeggia la sua 18ª edizione e che ogni anno attira migliaia di appassionati di musica popolare provenienti da tutta la penisola. A gran richiesta torna sul palco Eugenio Bennato, noto cantatore partenopeo che quest'anno ha avviato il tour per l'uscita del nuovo album, Canzoni di Contrabbando, prima grande raccolta del percorso creativo dell'artista che si è sempre riferito ad un linguaggio stilistico ed un circuito alternativo rispetto ai modelli della musica leggera.
Nella stessa serata ci sarà Ciccio Nucera, virtuoso dell'organetto e del tamburello, e Maria Teresa Lonetti, cantautrice calabrese e vincitrice del premio Manente 2015. Il Caulonia Tarantella Festival 2016 si svolgerà dal 24 al 27 agosto nel consueto e suggestivo scenario di Piazza Mese, nel cuore del borgo antico di Caulonia. Tema di questa edizione sarà il termine green, che viene incluso per l'occasione del consueto titolo del noto evento per porre l'attenzione sul benessere ambientale di una regione come la Calabria, terra verde e ricca di risorse naturali che andrebbero salvaguardate ed esaltate. Caulonia è l'evento di riferimento del movimento legato alla musica popolare calabrese e non solo. Lo storico festival vuole legare un ponte tra la tarantella, nella sua veste storica, e la musica popolare nei giorni nostri, fatta di incontri tra il nuovo e il vecchio, tra noi e l'altro. L'evento organizzato dal Comune di Caulonia e finanziato dalla Regione Calabria per l'edizione 2016 si avvale ancora una volta della collaborazione di iCompany, network nazionale di professionisti della musica. Nel ruolo di direttore artistico per l'edizione 2016 viene confermata la presenza di Mimmo Cavallaro, esponente di spicco del Tarantella calabrese. Tutti i pomeriggi, a partire dalle ore 18, nel cuore del centro storico dei caoloniesi, terranno corsi gratuiti di balli popolari, tarantella calabrese e pizzica e strumenti tradizionali, quali il tamburello, la lira calabrese, la chitarra battente e l'organetto. Altri appuntamenti culturali nello Stilaro, un caffè filosofico. Utopia e disincanto, questo è il tema scelto per la terza edizione del caffè filosofico. Io aggiungo la speranza. Come già da 3 anni ci siamo dedicati a organizzare questo caffè filosofico, che comporta molto impegno e molta dedizione. Non è una cosa semplice e noi cerchiamo di renderla più snella possibile e comprensibile a tutti, anche se il pubblico che la segue è un pubblico interessato, un pubblico d'élite che noi ritroviamo di anno in anno qua presente nella piazza. Noi siamo un'associazione che si occupa prevalentemente di teatro, però non disdegniamo a fare anche cultura, e il caffè filosofico ne è la prova. Questa sera siamo partiti da un brano del libro della Genesi, il brano, il terzo capitolo, quando si parla del mutamento dello sguardo di Eva a proposito del suo peccato. Eva cambiò lo sguardo sulla natura, a partire però da una tentazione interiore. Ho cercato di sviluppare questo tema alla luce del pensiero della modernità, come la possibilità che per l'uomo esista un cambiamento di sguardo sulla natura, un cambiamento che lo pone come possesso, come manipolazione, al contrario dimenticando che c'è una verità più originaria. La verità è quella appunto del rispetto dell'opera della creazione, del rispetto dell'opera di Dio, anzi di un intervento di tipo positivo, con l'aiuto della scienza, con l'aiuto di una sana razionalità. Utopia e disincanto sono state quindi declinate alla luce di questo grande quadro, non in senso negativo, ma cercando di cogliere quali sono gli elementi positivi per un discorso cristiano e anche per una mentalità oggi sempre più laica, sempre più, diciamo, importante. Utopia e disincanto, un tema affascinante, specialmente nel 500° anniversario della prima opera che Tommaso Moro propone all'attenzione dei lettori, Utopia. Una realtà che si è posta nell'Inghilterra del 1516, dove una società veniva messa in crisi e da quelle prospettive in seguito sono state poste delle realtà filosofiche, pedagogiche, antropologiche, politiche. Aver posto in questo incontro filosofico una tematica di questo genere ci ha messo nelle condizioni di analizzare principalmente quelle che sono le realtà politiche e filosofiche di Tommaso Campanella. Stilo, la città di Campanella e quindi la città del sole, che sotto una forma politica e anche pedagogica ha dato l'opportunità di poter trattare e tracciare temi che a realtà di oggi ci consente di rileggerle in una realtà e di una situazione alquanto nuova. Io credo che incontri di questa portata debbano essere poste all'attenzione come Stilo ha capito e ha voluto proporre, sul presupposto che da situazioni così emblematiche come Utopia, come Disincanto, possono emergere
delle situazioni e delle realtà che la nostra società complessa, dialettica, fluida, pone e propone ad una realtà e ad una socialità come quella attuale che in questi momenti, in questo particolare momento storico, debbono essere poste alla dovuta e dovuta attenzione. Andiamo a Grotteria, c'è l'annuale appuntamento col premio Grotteria quest'anno, andato a Falchi, Anna Falchi e anche a Vincenzo Bruzzese. Si è conclusa, nonostante il maltempo, la 14ª edizione del premio Grotteria, che come sempre è stato un momento proprio di approfondimento, riflessione e dibattito sul tema dell'emigrazione che nel Novecento ha colpito pesantemente Grotteria e tutto il Mezzogiorno d'Italia. L'edizione di quest'anno ha rivestito un sapore particolare in quanto la giuria ha ritenuto di assegnare un premio alla memoria all'ingegnere Vincenzo Bruzzese, nato a Grotteria nel 1897 e fondatore nel 1924 delle Officine Meccaniche Calabresi di Gerace Marina, l'odierna Locri, azienda metalmeccanica di prestigio nazionale che arrivò ad avere agli inizi degli anni 30 200 dipendenti e che realizzò tra l'altro tutta la bulloneria del famoso transatlantico Atlantico Rex, le cui motociclette aprirono la sfilata ai fori imperiali in occasione del decennale della marcia su Roma. Il premio Grotteria, che ha avuto come tema principale, dicevamo, dal sogno dell'ingegnere bruzzese Vincenzo alla contemporaneità, è stato consegnato al nipote omonimo dell'ingegnere bruzzese. Fu un'iniziativa coraggiosa di mio zio che portò poi a grandi successi dal punto di vista industriale, perché queste officine costruirono le motociclette molto importanti, le OMC, ma furono anche produttori di nazionali, tant'è vero che queste officine produssero tutta la bulloneria del transatlantico Rex, che era il transatlantico più importante di quell'epoca, e addirittura fu progettato un motore per una macchina volante che a quei tempi ancora non c'era, il cosiddetto, dopo fu chiamato elicottero, ma fu anche quella. Un prototipo di elicottero addirittura? Un prototipo di elicottero, sì, c'era questo. Riuscì mai a volare? No, non riuscì mai a volare perché poi per varie situazioni le officine chiusero, ma c'era in mente questa. C'era in mente, mio zio aveva progettato un motore per un elicottero. E ora parliamo, intanto vedete questo esemplare di straordinaria motocicletta, è una delle prime di questo modello, è il restauratore proprietario e che la sta accarezzando con tanta cura, il signor Macri, Domenico, che è originario proprio di Grotteria, anche se vive fuori. No, le mie origini sono dei Locri, di questo territorio. Allora, lei ha questa motocicletta, è un appassionato innanzitutto. Ecco, questa è un simbolo questa sera perché rappresenta le officine bruzzese, no? Le Officine Meccaniche Calabrese, questo è un modello 175 Sport ed è del 1932. È l'unica esistente e dopo tante ricerche e impegno l'abbiamo portata agli antichi splendori. Continua questa tradizione appunto del premio Grotteria con dei personaggi importanti. Quest'anno avremo la bravissima attrice Anna Falchi che sarà qui questa sera in mezzo a noi. Noi cerchiamo sempre di migliorarci anno per anno e di portare quindi di conseguenza artisti di valore a questo premio, perché veramente questo premio se lo merita, è un premio alla quale ci teniamo, ci tiene l'amministrazione comunale, ma soprattutto ci tengono i cittadini di Grotteria e ancor di più quelli che vivono al di fuori del contesto di Grotteria, che si trovano gli emigrati, perché poi di questo si tratta. Ci tengono molto, l'abbiamo anticipato appunto per loro, perché questo premio si svolgeva solitamente nel mese di settembre, quest'anno l'abbiamo anticipato proprio per dar loro la possibilità di poterselo godere in diretta. Ecco. Perfetto. Protagonista, lo spettacolo e l'intrattenimento con ospiti di livello nazionale, madrina della serata, è stata l'attrice showgirl Anna Falchi. Io sono molto contenta di essere nuovamente qui, sono molto legata alla Calabria perché ho tantissimi amici, ma veramente del cuore, che stanno qua in questo momento anche in Calabria, appunto in vacanza. Senti, qualcosa che ti ha colpito di questo paese, tu non è la prima volta che ci arrivi, cosa Grotteria, hai colto? Sì, cosa hai colto qui questa sera anche rispetto alle storie che hai visto sul palco?
Beh, innanzitutto il paese è meraviglioso, sembra veramente un presepe. Io ho avuto la fortuna di stare nella stanza del sindaco Leoncini, che ringrazio appunto dell'accoglienza per averci lasciato la sua stanza, che aveva una vista imperdibile, quindi molto romantica questa serata di stelle, quindi molto magica. Naturalmente l'accoglienza come sempre molto calorosa e molto affettuosa da parte di tutti. Facciamo cagare. Direttamente da Zeling ha fatto sorridere all'intera piazza il noto cabarettista Giovanni Cacioppo. Ho comprato sto motorino, oltre al motorino ho dovuto comprare degli accessori, ho dovuto comprare un casco. In una settimana la polizia stradale mi ha fatto 3 multe, ho detto io piuttosto che mantenere un poliziotto privato compro il casco, almeno sto in regola. Sono andato in negozio, ho chiesto un casco al commesso, il commesso ha detto guardi abbiamo diversi modelli, abbiamo questo in fibra di carbonio, questo con la visiera, questo integrale, senti mi devi dare il modello più economico che avete, e mi ha venduto questo qua in fibra di cotone con elastici rinforzati. Se cade ti spacchi la testa lo stesso, ma almeno la strada non ti fa molto, perfetto. Poi ho preso anche gli occhiali coordinati, anche se gli occhiali servono a proteggere gli occhi dai moscerini, cioè magari corri in moto, ti vanno in setto dell'occhio, si distrae, perdi l'equilibrio, può causare un incidente. Non era il caso del mio motorino, perché considerando le prestazioni, a me i moscerini invece di andare negli occhi mi tamponavano da dietro. Faccio una modifica tecnica. La mattina per andare a scuola cercavo di mettere in moto sto motorino, che considerando l'età e le condizioni, più che metterlo in moto era una forma di rianimazione. Solitamente andava così. Scusate il fumo che era un po' ingolfato. Presente il gruppo di ballerini Colon Candia, che hanno eseguito danze sul tema dell'immigrazione. Presenti con la loro esibizione canora le gemelline Scarpati, il tutto condotto dal giornalista e presentatore Piero Muscari, è andato in onda in diretta sul canale 85 di Telemia e via streaming su www.telemia.it. San Martino è amato, due frazioni di Torionova, ci saranno interventi di ristrutturazione alle scuole, sentiamo. Al via importanti lavori di ristrutturazione nelle strutture scolastiche della comunità di San Martino e di Amato, frazioni di Taurianova. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale con una nota stampa. La giunta di Taurianova, si legge nella nota, sta lavorando per far sì che il rilancio dell'offerta scolastica e dell'impiantistica sportiva nelle comunità di Amato e San Martino possa a breve tradursi in concreti risultati. In particolare, per quanto riguarda l'edilizia scolastica a San Martino, prosegue il documento
documento interessano il plesso scolastico di più recente costruzione, dove saranno trasferite tutte le attività didattiche. I lavori, fortemente voluti dal sindaco Fabio Scionti e dall'assessore al ramo Raffaella Ferraro, e che a breve saranno aggiudicati in gara, vedranno una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento della struttura per renderla rispondente alle esigenze di recettività, sicurezza e salubrità dell'ambiente scolastico, consentendo altresì di meglio operare nella loro difficile opera di educatori e docenti. Sempre a San Martino e nella vicina comunità di Amato, scrive ancora l'amministrazione, saranno rese agibili e fruibili le due palestre comunali da anni non più utilizzate e che, grazie agli interventi posti in essere, ritorneranno a nuova vita e a ottimale funzionalità, e consentiranno di far fronte alle sempre crescenti esigenze di assicurare ai ragazzi e ai giovani delle comunità due nuovi luoghi sicuri dove praticare lo sport. La nota precisa ancora: a seguito del trasferimento della nuova sede della scuola di San Martino, il plesso dove fino ad ora si sono svolte le attività didattiche non verrà dismesso, infatti sarà oggetto anch'esso di intervento ai fini di un riutilizzo che consenta alla comunità e alla città tutta di poter fruire sotto il profilo logistico di una struttura che potrà essere vocata a molteplici usi sociali, formativi e educazionali. Ora gioiosa Ionica e la settimana di San Rocco con tanti eventi, ma pare che ad essere particolarmente visitato sia stato il castello in queste ultime giornate. È ancora possibile farlo particolarmente nel corso di questa settimana, e poi questa sera l'appuntamento col Fit Walking. Buonasera signori, siamo lieti di accogliervi qui al castello di Gioiosa. Infatti questa badama vi dà la possibilità, se lei vuole, di parlare anche in dialetto gioiosano. Signora, vi dugno un benvenuto, un bello castello da Gioiosa. Se voi volete, andavi gratuitamente sempre, due belle figliole che vi possono accompagnare e vi mostrano tutto quello che c'è stato. E sono i gioiosani di valle, ma l'origine... allora siete più vicino. Io cavo castello, ho visto sempre, ma che non venne mai. E moglie di giorno? Buongiorno mademoiselle, come sta va? La caratteristica del Fit Walking di Gioiosa è proprio la luce. Quest'anno avremo delle sorprese in merito. Una è quella che voi vedete, qua ci troviamo in un castello straordinario, molto bello, che noi potremo visitare e conoscere, anche perché ci saranno le guide che ci spiegheranno. Dopodiché il percorso sarà all'interno del centro storico, che non devo essere io a dirlo quanto è bello il centro storico di Gioiosa, e quindi da qui, da questi microfoni, il mio invito a tutti quanti a partecipare, intanto per le bellezze del territorio, due per la motivazione sociale che abbiamo dato a questa manifestazione. Oggi sarà consegnato un bonifico di 250 euro alla Caritas di Gioiosa, che è frutto dell'iniziativa che abbiamo fatto il 31 luglio a Roccella, il quarto Roccella Fit Walking, che continua in realtà ad essere ancora in cammino, perché non è finito con il traguardo di 2500 persone, ma continua con la distribuzione di beni e anche in questo caso di soldi che noi abbiamo raccolto per donare alle associazioni di volontariato che si occupano di tematiche sociali. Anche quest'anno siamo giunti alla quarta edizione di Quattro Passi per UNICEF, questa manifestazione che vede coinvolti anche Fausto con la sua associazione. Una iniziativa bellissima che ci permette ogni anno di fare una cospicua raccolta di fondi per la nostra campagna Vogliamo Zero. Quest'anno è già il secondo anno che una parte, diciamo, del raccolto lo facciamo rimanere anche in piccola percentuale sul territorio gioiosano. L'anno scorso abbiamo fatto delle donazioni all'associazione Comma 3 di Simona Coluccio, quest'anno abbiamo pensato alla Misericordia, che diciamo ha delle piccole difficoltà economiche, per cui vogliamo con la nostra presenza qui sul territorio occuparci sì dell'infanzia dei bambini, che è poi la missione dell'UNICEF, ma anche dare un segno alla nostra
nostra comunità. E contiamo sulla vostra generosità che ogni anno non si fa attendere. So che è un appuntamento molto atteso e sentito da parte anche di diciamo, tanti nostri concittadini e anche turisti che sono qui nella nostra comunità. Le iscrizioni si potranno effettuare dalle 18 in poi, fino a 5 minuti prima della partenza che è prevista intorno alle 19, Piazza Vittorio Veneto. Venite, insomma, sarà davvero bello come sempre. In un susseguirsi di emozioni coinvolgenti e lunghissimi applausi si è svolto il concerto della pianista Alessandro Meacci. Giovane musicista gasperinese che ha presentato in anteprima assoluta il suo primo album. 10 brani che hanno conquistato la platea. Teatro dell'evento, l'area Ex Comac di Soverato. Alessandro Meacci, pianista e compositore. Giovanni Tocci e Andrea Chiarabini, coppia olimpica dei tuffi a Rio de Janeiro nella categoria sincro 3 metri. Sono loro i vincitori della prima edizione del premio Naturium, riconoscimento assegnato a Soverato nel corso di una serata di musica e cultura. Teatro dell'evento L'Aria Ex Comac. Un numeroso pubblico assistito alla manifestazione promossa dal progetto Naturium, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Proloco, Confesercenti, il Conservatorio di Vibo Valentia, CONI, XEN e l'Associazione Superbo. Ad aprire la serata il concerto del pianista Alessandro Meacci che, accompagnato dal commento fuori campo del giornalista Francesco Pungitore, ha presentato in anteprima assoluta il suo primo album, Tetractis, 10 brani che hanno conquistato la platea in un susseguirsi di emozioni coinvolgenti e lunghissimi applausi. Una serata musicale ma anche culturale organizzata dal progetto Naturium, ecco questo giovane musicista che ha incantato davvero una platea numerosa. Sì, Alessandro Meacci è stato intercettato grazie a delle amicizie comuni e abbiamo visto subito in lui un talento notevole ed era giusto farlo conoscere anche alla città di Soverato dove lui risiede appunto. Ha composto questi 10 brani, quindi è un autore anche. Per la sua tenera età, diciamo giovane età, è notevole questo fatto. Siamo in questo contesto bellissimo, ricreato appunto da questi ragazzi dell'Associazione Superbo. Devo ringraziare Federica Cagliotti appunto che ci ha concesso l'utilizzo gratuito di questo spazio. Naturalmente questa è una serata dedicata ai talenti, dedicata al lavoro, dedicato alla fatica, perché dietro il risultato di Alessandro c'è tanto lavoro, quindi 8 anni di conservatorio e ancora non ha finito, quindi continuerà a studiare e questo il Premio Naturium vuole appunto accendere i riflettori su questo fattore, il lavoro che darà questi risultati, se fatto in maniera corretta, onesta e appunto laboriosa. Che il progetto Naturium, lo ricordiamo, lo diciamo ai nostri telespettatori, incarna dei principi ben precisi. Sì, i principi della natura, quindi rispetto della natura, dell'uomo, dell'alimentazione che naturalmente riguarda l'uomo, è una componente importante, ma non dobbiamo dimenticare la parte culturale, il nutrimento appunto con la musica e con la lettura e con lo sport stesso. Infatti stasera abbiamo avuto la fortuna di avere tra il pubblico i due campioni di tuffi, reduci appunto da Rio de Janeiro. Dall'esperienza di Rio de Janeiro, quindi dalle Olimpiadi, Giovanni Tocci, ecco, per comunque un'esperienza che avete raccontato essere stata molto emozionante, ecco, diciamo così, due parole anche per quanto avete vissuto. Beh, io lo sto dicendo sempre, delle sensazioni molto forti che non avevo mai provato in vita mia. L'Olimpiade è la gara più importante per un atleta e poter essere a 21 anni a poter partecipare appunto alla mia prima Olimpiade è stato veramente un traguardo importantissimo per me. E sì, un sesto posto importante che ci ha permesso di qualificarci per gare altrettanto importanti che sono le World Series. E il prossimo anno quindi avremo modo di poter partecipare a queste gare, quindi a lavorare e aumentare la nostra esperienza e la nostra capacità in gara. E per me invece era la seconda Olimpiade, avevo partecipato anche a Londra, però devo dire che questa volta, essendo un po' più grande, un po' più maturo, le emozioni si sono fatte sentire un po' di più e grazie a Giovanni siamo riusciti insieme a sconfiggere le paure della gara e a concentrarci su quello che dovevamo fare. Musica e sport, c'è un legame? Sì, assolutamente sì, soprattutto nei tuffi. Diciamo che
tra un tuffo e l'altro ci piace metterci lì, concentrarci e rilassarci con le cuffie, quindi sentendo la musica e quindi devo dire che sport e musica lega tantissimo. È una serata, come ha detto Andrea, fantastica, bravissimo Alessandro, ho fatto i complimenti anche a lui in prima persona. E lui, diciamo che cerca un traguardo un po' diverso dal nostro, ma alla fine dalla diversità c'è anche un po' di complicità, perché comunque gli obiettivi sono simili, arrivare più in alto possibile. Sicuramente lui ha le capacità per farlo e glielo auguro con tutto il mio cuore. Alessandro Meacci, abbiamo avuto il piacere e la numerosa platea di ascoltare il tuo percorso musicale, Tetrartis. Ecco, come nasce, come si sviluppa? Allora, è un progetto che nasce più o meno quando sono nato io come musicista, cioè alle prime note al pianoforte mi sono accorto di avere questa vena creativa e di poter raccontare qualcosa. E gli insegnanti, il maestro Pollice, che saluto, la professoressa di filosofia, la professoressa Anna Maria Ranieri, mi ha portato a conoscere questo simbolo della scuola pitagorica e poi questo significato profondo e importante che è basato sull'armonia, l'ho traslato in musica, creando così un'atmosfera come sintesi tra il maggiore e il minore, tra la consonanza e la dissonanza, e unendo generi come il pop e la musica tra virgolette colta. E quindi è nato Tetractis come percorso di ricerca di nuove armonie, per essere il primo concerto che presenta questo album. L'emozione insomma era tanta, mi ha fatto piacere che sia piaciuto anche ai conservatori, che sono diciamo loro quelli che mi hanno influenzato di più sicuramente, e quindi insomma poi agli amici e ai parenti che mi hanno supportato insomma in questi giorni e che mi sono stati vicini insomma. E ringrazio Giovanni Sgro per la possibilità che mi ha dato, lui si è interessato e mi ha assecondato in ogni richiesta e quindi per questo insomma lo ringrazio, a lui va forse il merito più grande. Ecco, tra i tuoi prossimi progetti? Sì, allora innanzitutto studiare, perché se no non si va da nessuna parte, e quindi diplomarmi al conservatorio e poi chissà, speriamo di poter studiare composizione, ecco. Rassegna dei titoli, andiamo in edicola. Rosarno, il commerciante freddato sulla porta di casa dopo essere stato minacciato, anche stavolta è stato il fratello. Risolto il delitto di Ferragosto, ucciso dal familiare e dal nipote per una eredità contesa. Sindaco Stufo, siamo pronti a passare con la Basilicata dove accada Rocca Imperiale, ultimatum alla Calabria, se non ci aiutate faremo il referendum. Detenuti islamici e mafiosi, Rossano è una polveriera. Il caso, un recluso aggredisce lo psichiatra e un agente, il sindacato, sappe, qui si scoppia. Reggio arriva il ciclone metropolitano, gli effetti delle elezioni si ripercuotono sulla geografia politica di Palazzo San Giorgio. Passiamo alla Gazzetta del Sud, a far fuoco è stato il fratello. Anche qui si ritorna al delitto di Ferragosto, Rosarno svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Scarfone. Poi lavoro e crescita, defiscalizzare, questa è la ricetta. Lo operano alla mano, muore, sanità nella bufera, un 47enne di bianco, spirato per cause misteriose all'ospedale di Locri. Il CSM basta con la giustizia spettacolo, i processi mediatici, appello che suona come un monito del vicepresidente Legnini. Russi fuori dalle Paralimpiadi e poi Roma assediata dalle fiamme. Gazzetta del Sud, e ora linea che torna allo studio. Thank you.
Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali. In montagna, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali. Giornale finito, grazie per l'ascolto, riepilogo. La Calabria solidale con i terremoti laziali, gli aiuti partono anche dalla nostra regione. L'Oplide, scoperte 8 piantagioni di marijuana con il telerilevamento aereo, sequestrate oltre 2500 piante. Premio Grotteria assegnato ad Anna Falchi e Vincenzo Bruzzese delle Officine Meccaniche Calabresi. Maltempo, il ciclone italo-balcanico colpisce la costa ionica calabrese. Oggi al via il Caolonia Tarantella Festival, si parte con Bennato.